Dopo alcuni giorni di pausa, ritorniamo con musica al tempo del coronavirus. La curva sta calando, di questo siamo veramente molto contenti, direi, sì. Però purtroppo ci sono ancora molti nuovi casi e purtroppo anche molta gente sta perdendo la vita. Noi vogliamo dedicare questi nostri brani, che saranno due per oggi, a tutti quelli che stanno dando il meglio di se stessi per arginare questa terribile epidemia. Sì, dico, anche a coloro che stanno continuando a fare dei lavori che in apparenza sono semplici, ma che sono fondamentali. Esatto, e il nostro primo brano è un brano che in realtà guarda al futuro, si intitola Prince Dorian e l'abbiamo scritto nel 2013. È un brano in inglese, parla di un giovane ragazzo, un giovane principe che si chiama Prince Dorian, che semplicemente è dall'alto di una scogliera, guarda verso il mare azzurro lontano e riposando il suo mento sulla mano, sul palmo della mano, c'è uno strano sorriso sulle sue labbra. Chissà che cosa vede, chissà che cosa sta pensando, quali pensieri galoppano nella sua mente, mentre guarda verso l'orizzonte tempestoso. È un brano particolare perché, appunto, come dicevamo, guarda verso il futuro. L'abbiamo composto nel, l'abbiamo già detto, 2013. Sì, 2013. ecco, e quindi niente, senza altro indugio, ve lo facciamo sentire. Delle meraviglie, un linguaggio che forse solo
solo i ragazzi, solo le ragazze, i bambini possono conoscere. Vuol dire che io mi ricordo di più quello che le parole normali, comunque. Ah, ecco, sì, normale questo. proseguiamo con un brano di Peter Gabriel del 1977, si intitola Salisbury Hill. Anche questo è un testo che racconta di una persona che ha avuto dei momenti molto difficili e che però riesce a trovare un modo per uscirne fuori. E questo modo è praticamente quasi una rivelazione improvvisa. Quindi lasciamo soltanto lo spazio alla musica e al canto. Servita e niente, ci vediamo ancora prossimamente nei prossimi giorni. Teniamo duro. Dai. Ciao. Ciao.